Le tasche piene di sassi. Giorgia, la sua interpretazione, la sua... Non ci rompere le... lo so, già ho cominciato male. Allora, Giorgia, bentrovata, bentornata. No, devo sistemare il microfono, perché io le cose storte non le sopporto. Però magari c'è un motivo, se forse, ecco, così. No, puoi stare... Tanto è... Insomma, voglio dire, conosci bene non soltanto i microfoni, i voci, che stai regolando. Mi sto volume. Alzando la cuffia a palla per sentire le vostre meravigliose voci ancora più forti. No, beh, parlando di belle voci, appunto. Senti, visto che sei reduce, hai fatto un concerto in Duomo. Guarda qua, aspetta, mi devo pettinare, tanto non riusciremo a dire nulla, rassegnati. Cioè, ha fatto un concerto in Duomo, ok. Mamma mia, è stata una cosa pazzesca. Hai cantato anche per il Papa nella tua carriera. No, ma cantare in Duomo è stata una cosa, cioè, adesso è un'emozione, no. Di una potenza, perché il luogo intanto... Tanto già bastava il luogo, poi ritrovarmi sull'altare a cantare le mie canzoni con l'orchestra sinfonica e i miei musicisti, quindi già musicalmente un miscuglio meraviglioso fra classico, pop, e poi ci ho avuto dei momenti mistici, devo riconoscere, mentre cantavo, suonavamo, bello. A proposito di miscellanea, di cose pop, come hai detto, con altre grandi canzoni che hai scelto, ecco. Sì. Partiamo da questo, cioè le canzoni che ami, ma qual è stato il criterio? Ma l'hai sentito stavolta? Ma certo, ma ti è piaciuto? Ma certo che sì, se me lo danno il CD io lo ascolto. È piaciuto di più alla Zac, io lo so. No, ma scherzi, no. Cioè sono le canzoni che hai scelto in base al criterio semplicemente perché sono le tue canzoni preferite oppure c'era una linea? Allora, non c'era una linea. E ho iniziato facendo una lista, cioè cosa vorresti cantare, quindi la lista era infinita tra canzoni e artisti che mi piacciono, momenti storici diversi, generi anche diversi, alla fine non se ne usciva e quindi ho proprio scelto di cuore. In realtà si sono quasi scelte da sole le canzoni, perché cercavo l'interpretazione, quindi di dare qualcosa lì dove riuscivo a dare, e anche a livello di arrangiamento col produttore Canova cercavamo una chiave, quindi a mano si è fatta una selezione naturale, ma sono tutte canzoni che riguardano la mia vita di ascoltatrice, non di cantante. E poi chi conosce Giorgia, che l'ha vista dal vivo, lo sa che c'è sempre sento delle note che conosco che già m'angosciano subito appena partono. Lo dicevo che tu dal vivo le hai fatte le cover nei sempre, concerti. Sempre, appunto, fa parte quindi... della mia storia. E basta, Oro Nero. Basta. Giorgia, su RTL 102.5. Allora, eravamo rimasti, come diceva la Zacca, che tu comunque nei tuoi live hai sempre dato prova sulle cover, no? Ma preso, devo ballare, scusa. La base, sta ballando. Sto ballando la base. Beh, sono 15 canzoni. Sì, è vero, io ho iniziato dalle cover quando ero pischella e mi sono sempre portata dietro questa mania e anche piacere di cantare le cose degli altri. Lo faccio sempre nei live, è vero. Però entrando nello specifico nelle canzoni che sono entrate un po' parte, poi ci sono anche dei momenti in cui viene proprio legittimata la cover dalla persona che la cantava, come nel caso di Elisa, di Tiziano Ferro, sì, di Eros Ramazzotti. Una bella testimonianza anche di scambio musicale, e certo quando tu nel pezzo di Eros senti la sua voce dici vabbè, se piace a lui allora se può fa, no? Certo, poi è carino anche il fatto di scrivere cameo di, cioè anziché il featuring. No? Sì, perché sono proprio dei colori che loro hanno dato, dei momenti, non è proprio un duetto. Quello con Tiziano sì, perché proprio il pezzo, il conforto è nato come duetto con Carmen Consoli, c'era lì, il duetto c'era, era pronto, quindi l'abbiamo rifatto. Vogliamo fare la lista? Beh, diciamone qualcuna. Lista. Beh, la canzone di Jovanotti, Le tasche piene di sassi. Poi c'è una storia importante di Eros Ramazzotti con Eros Ramazzotti. Lei verrà, altra bellissima canzone di Mango. Gli ostacoli del cuore con il cameo di Elisa. E poi ancora Dune mosse di Zucchero. E bella. Poi c'è il conforto di Tiziano Ferro con Carmen Consoli. Ma qui c'è Tiziano Ferro, ovviamente, con Sweet Dreams. Che è venuta proprio bene, molto, secondo me. Molto, sì. L'ultimo bacio della Consoli. I Will Always Love You. Quello è stato un azzardo, un azzardo. Nella che versione di Dolly Parton. No, non è vero. Ma come? No, anche perché parliamoci chiaro: la versione di Dolly Parton, per quanto lei è meravigliosa, ma insomma, Whitney gli ha dato. Altro che seconda vita, gli ha dato una vita vera quella canzone. Vero. I Feel Love, altra canzone I abbastanza. I Feel Love, che è stata prodotta da Benny Benassi. Sì, quindi è proprio ritmo duro, bello, pulito. Anima. Open Your Heart, esatto. Open Your Heart di Madonna. Sì, questa non me l'aspettavo infatti, Perché sono le canzoni di quando io ero ragazzina e stavo nella mia stanza, studiavo con lo stereo acceso, con le cassette che mi compravo, e quindi torno lì immediatamente. Però sono cose che poi mi sono sempre portata dietro nella vita. Quella più inaspettata secondo me era Stay di Rihanna, che è un pezzo stupendo. È un pezzo stupendo, però è una scelta molto particolare. Poi c'è anche L'essenziale di Mengoni, Vivere una favola di Vasco Rossi. Queste sono le interpretazioni, come le possiamo dire,
le rivisitazioni, le interpretazioni di George da Pop Heart. A tra poco. Una storia importante. Giorgia con questo cameo di Eros Ramazzotti. Fermato un istante. Parla chiaro. Questa è un po' la batantuono. Sì. Parliamo chiaro allora. Qua sì. Ci sono dei concerti. Parliamo chiaro. Importanti. Dal 5 di aprile all'appuntamento a Ancona per la data zero e poi 10 di aprile a Torino. Guarda, leggi. Ma non sono il 7? Ma io non ci ho capito niente con queste date, mannaggia. Dice 5 aprile Ancona, mercoledì 10 aprile Torino, 13 aprile Mantova, 18 aprile Jesolo, 20 aprile Casalecchio di Reno. Davvero? Figo. 6 maggio Assago, 10 maggio Assago Milano, 10 maggio Firenze, 16 maggio Roma, la mia Roma, 19 maggio Napoli, e 21 maggio Bari, 24 Cireale. Un giretto per cercare un po' di ritrovare insieme. Mi sembra giusto, però la domanda conseguente sì. È questa. Visto che abbiamo detto che nei tuoi live facevi sempre il momento cover, esatto, molto molto particolare. Sì. Avendo fatto un album di cover, farò il contrario, cioè farò tutte cover e poi alla fine quello Giorgia. Che facevo il momento dedicato alle cover di 20 anni prima, farò le mie canzoni, ogni tanto ci infilo un oro nero, un come saprei e via così. Non lo so ancora come sarà, però faremo anche, sarà divertente anche giocare con gli arrangiamenti, scegliere anche canzoni che non sono sul disco, insomma sarà interessante. Sì, perché qualcosa mi dice che c'era anche un elenco più ampio di queste molto canzoni, molto più ampio, tipo erano, c'è quasi già volume 2, volume 3, sì, erano, no? Quasi 100 canzoni in realtà su questa listona, poi si è dovuto fare magari così. Facciamo il volume 2, infatti io l'ho scritto piccolo volume 1, sai? Guarda, vedi? Non si vede, ma c'è sulla copertina, l'ho messo anche perché ho immaginato e poi mi avrei avrebbero detto non hai fatto quello, non hai fatto quell'altro, quindi ho messo volume 1 per dire ma poi lo farò. Fatto bene? Ma pure lei, voglio dire, appunto c'aveva la sua bella lista e delle canzoni sono rimaste fuori, però qua ragazzi abbiamo 15 pezzi che sono veramente uno spettacolo. Brava Giorgia. Giorgia, ma che me state a manda via? No, stai qua per i prossimi 5 giorni anche. Ma è finito? Sì. Ma non si stava insieme più a lungo? Io non sono d'accordo. Ciao Giorgia.